Un cordiale saluto a tutti gli appassionati di bocce, non solo da Budrione di Carpi, Modena, la sintesi della 35esima edizione del Pallino d'Oro, una manifestazione internazionale che sta acquisendo di anno in anno sempre più importanza. Al mio fianco per il commento tecnico Francesco Ferretti, ciao Francesco. Una manifestazione, abbiamo detto, a livello internazionale ci sono i miglior atleti di Serie A e A1, ma ci sono anche degli atleti stranieri che vengono dalla Repubblica di San Marino, dall'Austria, dalla Germania, dall'America e dalla Svizzera. Sì, ciao Alan, un saluto a tutti i telespettatori. È una, come detto giustamente tu, una manifestazione ormai di rilevanza assoluta, lo è, consideriamo insomma la 35esima edizione di questo Pallino d'Oro, manifestazione internazionale che è da sempre il preludio alla successiva gara, anch'essa famosa, del giorno successivo della domenica, la mitica 1024 di Budrione, che quest'anno, a causa del terremoto che ha chiaramente creato disagi anche dal punto di vista sportivo alle strutture emiliane, è diventata sostanzialmente una 512. Comunque una gara, ripeto, anche quella ormai divenuta assolutamente una classicissima. Quindi partecipano atleti stranieri di rilevanza, tra cui sicuramente vale la pena ricordare Nicola Natale, campione del mondo nell'edizione Austriaco. scorsa, fratello di Vincenzo Natale che è di Roma, eccetera. E anche un botto. L'americano, l'argentino-americano, José Botto, che è sicuramente un atleta da seguire, un bel bocciatore. E allora l'Albo d'Oro vede 5 titoli vinti da Giampaolo Signorino, Signorini e Dante D'Alessandro. Sentiamo però l'inno. E allora passiamo subito con la sintesi alla semifinale tra Mussini e Viscusi. Si parte dal risultato di 6-2 in questa sintesi, 6-2 per Mussini, il risultato vince che arriva ai 12. E allora vediamo in questo momento Maurizio Mussini al tiro, il suo accosto. Mussini che se la sta vedendo in semifinale contro Luca Viscusi che è il talento, un po' il futuro della MP Filtri, rinascita già alcune stagioni, un giocatore assolutamente di livello, lo abbiamo visto insomma anche insieme, proprio abbiamo commentato le sue gesta per l'Under 23 l'anno scorso, campione europeo, palmarès già invidiabile il suo. Mussini che è stata una bandiera, portacolori assolutamente una bandiera, capitano della formazione della MP Filtri, rinascita per tantissimi anni, e questo è il primo anno che è andato via, è andato al Brescia Bocce, vedete infatti maglia nera per lui con bocce bianconere, e quindi uno scontro che ha, diciamo, diversi risvolti soprattutto dal punto di vista psicologico, perché hanno giocato anche insieme i due e Viscusi può sentire il peso, diciamo, del suo ex compagno. Maurizio Mussini, che ha già vinto 2 volte il 35esimo Pallino d'Oro. Abbiamo detto chi ha vinto più di tutti sono stati Dante D'Alessandro e Giampaolo Signorini, che hanno vinto per ben 5 volte il Pallino d'Oro. Sì, l'accosto adesso dopo una bocciata di Mussini su un punto tolto da Viscusi, pallino che è andato sulla sponda frontale, angolo di destra. L'accosto di Viscusi piuttosto buono, laterale, ma insomma siamo a distanza notevole. Adesso ci prova Mussini, si appoggia sulla boccia di Sì, Viscusi. purtroppo ora Forse. vediamo bene il pallino, vedremo. Sì, non l'ha fatto, lo indica adesso l'arbitro Malagoli. Non è riuscito a Toglie di fare punto. il punto. Vale la pena ricordare, Alan, che in questo caso, essendo manifestazione internazionale, vige il regolamento internazionale, quindi non la versione italiana. In altre parole, in fase di accosto, per esempio, qualora si
si urti una boccia e poi la boccia tocchi la sponda frontale, non c'è la regola di annullarla, come invece abbiamo visto per esempio per il campionato e altre gare, diciamo, nazionali. Infatti adesso è quello che accade, lui tocca, fa il punto. E allora punto a terra per Mussini, vediamo la risposta. Oh, qui... Mi scusi, che va sulla boccia esterna per, sì, su quella laterale, cercare, sì, per cercare di muovere quel mucchietto di bocce, però boccia era molto vicino alla sponda, c'era la concreta possibilità che toccando quella frontale si rialzassero ed è proprio quello che è accaduto purtroppo per Viscusi, che adesso tira invece la sua corta, colpisce bene, un po' di non è stato molto fortunato questo tiro, no, non è stato fortunatissimo, l'intenzione era molto buona, l'idea di questa giocata era ottima. E gli è mancato quel pizzico di fortuna per fare il punto, punto che è andato a Maurizio Mussini, che quindi ora conduce per 7-2, ricordiamo vince chi arriva a 12. Oh, contemporaneamente la corsia numero 3 si sta svolgendo l'altra semifinale che vede coinvolte Alfonso Nanni, Boville Roma contro Andrea Bagnoli, che anche lui ha già vinto ben 3 sì. titoli. È portacolori storico della Lavinese, che però da quest'anno è passato all'Avis Montecatini. E allora la giocata iniziale di Mussini, il suo accosto, ora vedremo la risposta di Viscusi. È imposta bene Mussini, sotto la sponda di sinistra, pallino lungo, una buona boccia, leggermente laterale ma non molta distanza a disposizione di Viscusi. E questa è corta. Sì, direi proprio di sì. Sbaglia il primo accosto, Viscusi, ora vediamo cosa deciderà di fare. Se probabilmente la tirerà. Andare sì. bocciata, si va di bocciata. Sopramano, colpisce. Non è una partita semplice no, per no, il giovane talento della MP Field. Ora il punto a terra, ma non è assolutamente un punto irresistibile. Vediamo la risposta di Mussini, il suo accosto. Mussini che ovviamente è sostanzialmente anche lui di casa, nel senso che conosce molto bene, proprio per i motivi di cui parlavamo prima, conosce molto bene le corsie, toglie il punto, va oltre ma il pallino. Ma sì, neanche questo è irresistibile. Sì, possibilità per Viscusi di cercare di metterla sotto rimpallo. Gioca dall'angolo opposto. Allora, non... decide di andare d'accosto, sembra la giocata la scelta migliore. La forza è quella giusta, no, dovrebbe averlo fatto, sì sì, resta laterale al pallino. Dici che punto? Sì sì sì, l'ha preso. Sì, punto per Viscusi, non irresistibile anche questo accosto. Ovviamente non tira Mussini proprio per il discorso del rimpallo. Mussini decide di andare all'accosto, vediamo. Passa fra le due bocce avversarie. Ma... sembra rientrare verso il centro, si appoggia, lo fa, lo fa. Quel tanto che basta, sì. Quel tanto che basta per avere il punto a terra e ora ultima boccia a disposizione per Viscusi, che decide di andare nuovamente all'accosta, anche perché oggettivamente non è che siano messe benissimo quelle bocce. No, tutto sotto rimpallo, Alan, non può far altro che giocare allo stesso modo, cercando di togliere il punto, niente si apre. Anzi, la boccia. Avvicina ulteriormente la boccia di Mussini, che ora ha a disposizione anche lui l'ultima boccia. Sì, per aumentare ancora il bottino. Siamo sul 7-2. Lui sceglie ancora una volta, lo vedete bene, l'avete visto dalle immagini anche queste del suo tiro e di quello precedente. Lui sceglie una strada quasi più dritta, sfrutta la sponda di sinistra, mentre invece al contrario tagliava tutto il campo. Lunga. Viscusi, però questa è molto lunga, sì. Strada perfetta, ma forza abbondante. Se ne va uno solo. E 8-2. Un punto per Mussini, il parziale quindi pesante di 8-2. Bastano 4 punti ora Mussini per chiudere e passare in finale. Sì, Viscusi deve un po' scrollarsi di dosso l'incontro con il suo ex compagno, ex capitano e giocatore sicuramente, sì, esatto, insomma, di peso. Le vediamo Mussini sulla breccia ormai da veramente da tanti anni, il suo palmarès è ricco di mondiali europei, insomma, un giocatore assolutamente di livello che continua a rimanere di livello. Nonostante il passare diciamo degli anni, no? E quindi Viscusi, ecco, forse
poi ovviamente Mussini, da giocatore esperto, non molla la presa, cerca di mettere sempre pressione al suo giovane avversario. Beh, direi che questo primo accosto è buono per Mussini. Ora vediamo la risposta di Viscusi, che sta perdendo, deve assolutamente invertire. Gioca anche lui sotto la sponda di questa gara. Sì, si appoggia, si appoggia, dovrebbe, sì, sì, lo ha fatto, ecco, si vede punto bene da questa. Terra, sì, punto a terra per Viscusi. E infatti non la tira ovviamente Mussini, rigioca in accosto, cerca sostanzialmente di ripetere il tiro del suo avversario. La direzione è quella giusta, vediamo adesso la forza. Ah, basta che si appoggi. Si appoggia, sì, esattamente sull'altra, non scorre, quindi rifà il punto. E adesso di nuovo non tirerà. No, va nuovamente all'accosto. Cercheranno di quel fazzoletto di mettere più bocce vicine possibile. Anche questa giocata sotto la sponda. Mancino, Viscusi, la punta di più. La forza è quella giusta, sì, sì, dovrebbe averlo fatto. E infatti ecco il segno sia all'internazionale che della stecca in verticale, significa punto preso. Però per Mussini il gioco sembra abbastanza facile, perché basta appoggiarsi alle bocce dell'avversario. Sì, Alan, c'è da dire che giustamente la tua osservazione è correttissima, la forza lì, spostare quegli oggetti di poco, è, insomma, oppure sbagliarla, guarda che bella costa. Però insomma ecco, ci vuole molta sensibilità nel dosare la forza, e Mussini è stato in questo senso impeccabile. Sì. Oh, adesso va a vedere, mi scusi, perché gioco da vicino, perché vuole capire se il pallino rimpalla su quelle davanti oppure no, perché potrebbe essere non facile, pericoloso. Non facile avrà la giocata per Viscusi. Potrebbe essere pericoloso per lui il rimpallo sulla sponda frontale, non favorevole. E sono anche due punti, l'avete sentito adesso dalle parole dell'arbitro Malagoli. Due punti. Ovviamente deve tirare, qualcosa tirerà. Deve, vediamo se tira forte, sì, per farlo uscire. Tira, no, lento e fa anche un errore, questo è piuttosto sbaglia grave. Viscusi, che ora ha a disposizione solo una boccia, adesso dovrebbe forzarla, tirare molto più teso per cercare di far rimpallare il pallino e uscire dal campo. La tirata più forte, ecco, il pallino, sì, l'avete visto uscire, tornare, è andato indietro. Via, quindi tiro nullo, ha deciso questa giocata Viscusi, forse è stata la giocata più intelligente visto la situazione non facile in cui si trovava con Mussini, che strategicamente sta giocando molto bene. Sì, per adesso la partita, ribadiamo, deve inventarsi qualcosa Viscusi, sì, deve provare a smuovere un po' le acque, se no si riparte sempre con il parziale di 8-2 per Mussini su Viscusi, si arriva ai 12. La tendenza della partita è chiaramente a favore del giocatore più esperto. Ed è il secondo tiro nullo, il primo non l'abbiamo visto in questa semifinale, perché siamo partiti dal parziale di 6-2. L'accosto stavolta di Mussini, che sembra essere, è infatti piuttosto lungo, abbondante, sì, va molto avanti, stavolta spazio ce n'è. Lunghino, lunghino il Viscusi. Primo accosto, vediamo la risposta di Viscusi. E questa fa il punto, ormai è arrivata, ma insomma resta, sì, resta un po' troppo cortina per impensierire il secondo accosto di Mussini. Questo sempre in teoria, ha un ovviamente po' sciupato un'occasione, perché un piccolo errore di Mussini, forse Viscusi poteva approfittarne di più. Si angola di nuovo Mussini sotto la sponda. Vediamo adesso la boccia impallata dall'arbitro di partita, e invece ecco l'errore che non ci si aspetta. Secondo errore, sì, per Mussini, punto a terra sempre per Viscusi. È già terza boccia in questo tiro per Mussini. Questa è indirizzata meglio, più tesa verso il pallino, bisogna vedere la forza. Ma sì, sì, ce la va, fa, appunto, sì. Punto a terra, sì. Punto a terra ora per è fondamentale Mussini. Colpire pulito per Viscusi, è un sopramano, lo vedete dall'impugnatura non piena sui polpastrelli, alza un po' la parabola, colpisce bene pulito, buono, era, sì, importante adesso.
Buona, buona questa bocciata per Viscusi, che mantiene sempre il punto a terra, ma soprattutto lui ha a disposizione ancora due bocce, mentre per Mussini questa è l'ultima boccia a disposizione. Sembra ben giocata anche questa. Sì, direi. Attenzione che se sì. Porta avanti, ecco, tocca il pallino, potrebbe averne fatti addirittura due. Uno ovviamente l'ha fatto, vediamo l'arbitro come si pronuncia. Due. Dice fatti sono due, però poi misura. E la cosa è un po', forse solo per scrupolo, per sicurezza, vediamo. Adesso abbiamo sentito uno però chiamare da Viscusi e l'arbitro ribadire sì, quindi un punto. Sembrerebbe, dovrebbe un essere punto, un punto, di poco magari, ma un punto solo. Boccia che non si vede, la tira di volo, colpisce, la strappa, anche se non abbiamo visto l'immagine perfetta, buona, comunque il rumore. Ok, quindi siamo un punto per Viscusi, che ora ha l'opportunità di farne due. Sì, quantomeno di prendere una boccata d'ossigeno in questa sì. Semifinale. Beh, 8 a 4 inizierebbe forse già a rientrare in gara. Si angola a anche lui. Psicologico. Si angola anche lui, cerca ovviamente la sponda laterale per non toccare nulla. Boccia sembra molto ben giocata. E però muove quel tanto il pallino che se prima ha misurato diventa soltanto uno. Eh sì, è andato ad avvicinare il pallino alla boccia di Mussini. In questo modo ha portato a casa un solo punto, il parziale ora è di 8 a 3. Adesso vediamo cosa cercherà di fare, perché Mussino abbiamo visto cercare sempre una sponda, un gioco piuttosto lungo. Lui rimane un po' sul centro del campo, comunque non sta in mezzo alle due righe tra il volo e la raffa opposta. Ricordiamo che Viscusi ha anche un bel sottomano, cioè il tiro per rimanere sul gioco, quindi probabilmente vuole provare anche forse a forzare un po'. Mussini invece il suo colpo più caratteristico è il volo. E questa come impostazione davanti al pallino, la strada è quella giusta ma non molto stretta. Infatti sceglie la via laterale imbarcandola, come si dice in gergo, giocandola sotto la sponda. La boccia tende a riaprirsi un po'. Non dovrebbe avere problemi Mussini a fare, infatti fa il punto. Resta laterale, adesso era importante farlo. La tira. Viscusi, colpisce. Buona questa bocciata precisa. Probabilmente vuole fare guadagnare, deve togliere quattro volte sostanzialmente, eh sì, se lui colpisce altrettante volte. Assolutamente, per fare assolutamente. Un punto. Vediamo, ci riprova Mussini il suo accosto. Quello di prima era stato annullato dalla bocciata di Viscusi. Questa sembra. No, lo fa. Buona, sì. Punto a terra ora per precedente. Mussini, vediamo se si ripete. Viscusi. Sottomano stavolta per lui. Ne prende insomma tre quarti, dovrebbe essere rimasto. Ecco, infatti si vede bene adesso. Comunque mette il secondo, eccolo lì, sulla destra dell'arbitro, due punti in terra. Allora, penultima boccia per Mussini. Anche questa è buona. Botta e risposta per il momento, eh? Molto buono, è andato in crescendo, la terza è ancora migliore delle precedenti. Adesso deve colpire e non rimpallare pallino, lo fa bene, Viscusi. Per il momento comunque per precauzione l'aveva tirata giustamente di sopramano. Però ora l'ultima boccia è a disposizione di Mussini, che se ripete gli accosti precedenti va a vincere questo gioco. Ebbene sì. Un punto, 9 a 3 per Maurizio Mussini. Molto più regolare, costante ora, di rendimento. Sì, inizia a farsi pesante questo parziale, si chiude ai 12. Bastano 3 punti a Mussini per accedere in finale. Cambia sponda Mussini, sempre pallino lungo ma stavolta va sulla sinistra. Stavolta va sulla sinistra, il suo primo accosto. Imposta il gioco, vediamo il suo accosto iniziale. Ottimo. Sì. Da manuale, davanti ottimo, al pallino. Sì. Sta sbagliando poco. Soffia, vedi, sta tirando, ecco, per far aderire sotto mano Viscusi. È però un errore. Prende il pallino, se ne vede davvero una minima porzione, ma quando si sbaglia di poco succede anche questo. Allora, rimette il pallino dove era prima.
l'arbitro Marino Malagoli del Comitato Provinciale di Modena. Altro errore. Adesso l'ha tirata di sopramano per cercare di rimpallare il pallino. Adesso sta qualcosa più che rischiando. Sì, perché siamo sul 9-3. Già la terza boccia. Sì. Penultima boccia ora per Viscusi. Deve tira la boccia, adesso gli va anche fuori questa. Vabbè. Deve cercare di annullare il tiro buttando fuori il pallino. E da come si posiziona sembra farlo di volo. Non parte dalla sponda, quindi decide, sta tirando di volo. Decide praticamente tutto con questa boccia Viscusi. L'ultima boccia a disposizione. Deve annullare. È un po' sbaglia. Bassa. Non colpisce, quindi... Tre bocce a disposizione per Mussini. Praticamente non li tira neanche perché... No, ovviamente... Va a vincere, non c'è nulla passa in campo. Quindi in finale. Mussini, finita 12-3, la semifinale. Finale, Alan, che... giocherà proprio eccolo qua, Mussini contro Bagnoli. Sì, contro Andrea Bagnoli che ha vinto per 12-3, stesso punteggio contro Alfonso Nanni di Boville. E qui è insomma uno scontro fra due giocatori, lo dicevamo già in apertura, insomma, di assoluto livello da tanti anni. Assolutamente, altrettanto palazzetto ricco, pieno per il pallino d'oro. Altrettanto ricco il palmarès di Bagnoli. Che nonostante, si può vedere insomma anche per chi non dovesse conoscerlo, è diciamo un po' appesantito dal punto di vista fisico, è comunque un giocatore dalla classe sopraffina, una bocciata molto morbida, molto plastica, lo vedrete nei prossimi tiri. Insomma, in teoria una gran bella finale per questo 35esimo pallino. Dopo. Allora, il primo accosto, quello di Bagnoli, la risposta di Mussini con il suo accosto. Boccia bianca azzurra per Bagnoli, rimane laterale, non toglie Mussini. Che ora sì, la tira. Va di bocciata. Ne prende un pizzico. Sì, col tanto che basta per spazzarla via. Ora l'accosto di Bagnoli, Andrea Bagnoli. Bagnoli ha vinto 3 volte il pallino d'oro, Maurizio Mussini invece l'ha vinto 2 volte. Pari merito con Savoretti e Molinari. Sì, anche qui è, intanto ha rifatto il punto Bagnoli. È, diciamo, come dire, se vuoi anche una curiosità, il primo pallino vinto da Mussini risale addirittura al 1981. Quindi stiamo parlando di qualche anno fa. Poi l'ho rivinto nell'89. Bagnoli invece l'ha vinto 92, 94, 2001. Adesso Bagnoli di volo. A vuoto. Sbaglia. Passa. E sono anche due giocatori, tra l'altro, Alan, che hanno giocato insieme. Aspetta, l'ultima bocciata, l'ultima boccia nel frattempo per Bagnoli, che va d'accosto. Sì, vabbè, adesso cerca di limitare i danni più che di togliere il punto. Dopo aver commesso l'errore precedente nella bocciata, ora preferisce appunto tamponare. Sì, la partita questa sarà molto, molto tattica, Alan, si cercherà di sbagliare il meno possibile, non rischieranno quasi nulla. E infatti, guarda cosa preferisce fare Mussini, si accontenta di un punto. Esatto. Gioca al centro stavolta. Mussini, a differenza, sempre sull'ultimo riquadro, verso l'ultimo riquadro del campo, ma gioca centrale contro Bagnoli. Buono questo primo accosto, sì. Ottima l'impostazione per Mussini che sta conducendo 1-0. Sopramano questo di Bagnoli che ha un sottomano molto molto efficace. Stavolta colpisce, vanno giù, punto che resta di Mussini. L'arbitro stavolta è il signor Francesconi. Franco Francescone del Comitato Provinciale di Bologna con Bagnoli ora va all'accosto dopo aver spazzato via la boccia di Mussini. Ottimo anche il suo accosto. L'ha messa praticamente lì dove l'aveva messa prima Mussini. Toccava Mussini colpire. Che andrà di bocciata. Sopramano, colpisce semipieno, bocce che ovviamente vanno giù. E si rialza, infatti, la stecca posta orizzontalmente sta a significare il punto che rimane non conquistato, quindi tocca di nuovo
a Mussini. Come vedi, Alan, è proprio un gioco fatto di botta e risposta, sì, senza... molto equilibrato, strategico e molto equilibrato tra due giocatori che ottima si vede, anche pensano molto alla giocata da fare. È sola. Punto a terra per Mussini. Penultima boccia sotto mano per lui, per Bagnoli. Vedete, tiro molto plastico, stavolta però la smezza, di nuovo bisogna vedere giù cosa succede. È un rimpallo, un pizzico lo favorisce, sì, ora... torna su. E adesso bisogna vedere cosa farà Mussini, ecco, e lo abbiamo già visto, non c'è dato modo. Di accosto. No, ma la gioca lunga, l'ha allungata, ah, proprio sì, in gergo, vero. Sì, non vogliono rischiare nulla. Sì, sì, è vero. Ne fa fare uno facile, piuttosto che assolutamente. Contenimento. Esatto. E allora, uno pari. Stiamo vedendo una partita ad alto livello. Eh beh, i due atleti in campo, lo ripetiamo fino allo sfinimento, sono veramente un po', fanno parte della crema delle bocce italiane, ma non, ripetiamo, da pochi anni. Cioè sono, l'ho detto prima, insomma, no? Delle loro affermazioni già dagli anni Ottanta, quindi 30 anni, insomma, tre decenni attraversati da questi due giocatori, da quando erano giovanissimi sino ad ora, che comunque sono sui 50 anni o poco più. L'accosto iniziale di Bagnoli. Non male, gli si apre un po', però non troppo largo. Gioca comunque in accosto, ovviamente, Mussini. Fatto un po' scalpore per tutti e due il passaggio quest'anno. Uno all'Avis Montecatini Bagnoli, uno a Brescia Bocce Mussini. Punto a terra rimane per Bagnoli l'accosto, il primo accosto di Mussini, non è andato a segno, vediamo ora. Adesso cerca qualcosa, ma rischia di avvicinare. Non questa ovviamente, no, ma lui aveva giocato ovviamente per cercare la sua, la boccia non è riuscita a indirizzarla, ha trovata quella dell'avversario. Sì, sbaglia. Adesso ovviamente tirerà di volo, che è un po' uno dei suoi colpi migliori, colpisce infatti molto bene. Molto bene, molto preciso. Adesso Bagnoli, ecco, infatti parte da quella corta sotto mano, colpisce, si alza un po', l'avete vista un po' saltare, quindi non si ferma, anche lui non è contentissimo di questa bocciata, però forse conta quella nell'angolo di sinistra, quindi il secondo punto, o questa che sta tornando, dovrebbe avere il secondo, e infatti la tira, quindi ha il secondo punto di sicuro, sotto mano ancora, e stavolta la ferma. Buona. Dal pubblico ci sta. Qualche tifoso più acceso. E allora, avete sentito anche il pubblico, hanno apprezzato particolarmente questa giocata di Bagnoli. Ora vediamo la risposta di Mussini. La prospettiva da qua non è facile. No, lo fa, però insomma, molto spazio a terra. Non so quanto cercato Mussini, sì. La bocciata di... ci prova ovviamente, sotto mano potrebbe farne due se non rimpalla nulla. Ne prende invece un pizzico, però non fa il punto. Non benissimo, però quel tanto che gli basta per fare un punto, e ora il parziale, vede Bagnoli in vantaggio per 2-1. Oh, Alan, pallino d'oro che si svolge nelle nascite dei Budrioni di Carpi in provincia di Modena e inizia alle 14.30 questa competizione con i primi turni eliminatori, fino alla notte, perché finisce... questa, mentre si sta svolgendo sono le 11 di notte in questo momento, il bocciodromo resta pieno. Completamente pieno, con persone che letteralmente non si spostano dai loro posti per non perderli. E questo l'ho, cioè, l'hai vissuto in prima persona? L'ho visto assolutamente. E allora nel frattempo l'accosto di Bagnoli, che sta conducendo 2-1 per questa finale del 35esimo pallino d'oro. Non male, però va oltre il pallino, quindi lascia la possibilità a Mussini, che però sembra non approfittarne. No, è corta, stavolta è corta. Non ne approfitta. Adesso si apre secondo un po' di più. Secondo tentativo per Mussini. Sì, proverà Mussini a passare fra la sponda laterale e la boccia corta per coprirsi. Boccia che passa. Buona. Fa il punto. È una bocciata comunque scomoda, infatti forse tirerà il pallino Bagnoli, piuttosto che... è da quell'angolo, sì, sta tirando il pallino, è un sopramano. Bella giocata di risposta per lui. Assolutamente. Nuovamente il pubblico ad incitare Andrea Bagnoli con questa seconda bella giocata. Tira una sua corta,
quella più avanti, probabilmente quella sotto la sponda. Eccola, la colpisce Mussini. Cerca il rimpallo sulla sponda, parte il pallino. Ah, leggermente sfortunato. Parte anche la boccia. Beh, vabbè, comunque ne ha tolto uno. Sì, sì, però. Adesso tirerà, immaginiamo... Questa, se non sbaglio, è l'ultima. La boccia del punto, sì, sì. Ultima. La colpisce avverso, buona. Grande bocciata. Sentite, fatto sottolineato. Sì, molto bella questa giocata di Mussini. Però adesso il pallino, lo vedete anche da questa immagine, forse lo vedremo meglio... È in diagonale dalla parte sì. delle bocce. Attenzione, perché poi Bagnoli ha a disposizione due bocce. Deve colpirla sulla destra perché non tocca boccia e pallino, però è nelle sue corde una bocciata del jet. Vuota. E invece addirittura sbaglia. Dall'altra parte. Sì. Brutto errore questo. Ma non è facile come giocata. Infatti tira adesso quella sotto la sponda per cercare di limitare i danni. La colpisce, parte. Una davanti, una dietro, non tocca niente. Sfortuna, sfortuna. Ne restano per due. Questo tiro, devo dire, l'intenzione era ottima. Però mi purtroppo è mancato quel pizzico di fortuna. Quando c'è il pallino che stacca dalla sponda sì, per far passare sì. una boccia, quel rischio c'è. Allora, 3-2 per Mussini. Che allunga di nuovo, centro del campo, non cerca più le sponde, come aveva fatto nella semifinale contro Viscusi Mussini. Ottimo il suo primo accosto davanti al pallino, infatti la tira. Subito di bocciata. Molto bene, la centra, troppo anche perché parte il pallino. Sì, il pallino va laggiù con la boccia di Mussini vicino. Adesso l'accosto di Bagnoli, che ovviamente è chiamato anche a non annullare la sua prima boccia in accosto, quindi non l'ha potuta forzare più di tanto, però gli resta parecchio corto. Oh, attenzione, una bocciata molto lenta, un'alzatina. Cerca di trovare la sua e portarla vicino al pallino. Un rimpallo lo favorisce buona. Un po', parte il pallino. Comunque una giocata ecco, di classe anche questa. Sì, assolutamente. E un po' di fortuna. Quella fortuna che non ha avuto nella giocata precedente, eccola qui. E il pallino stavolta guarda da sempre dalla parte delle sue bocce, quindi anche lì deve stare attento, può colpirla pulita Bagnoli se sta conducendo Mussini, 3-2, ma in questo gioco sta capitando un po' di tutto, sbaglia nel frattempo. E anche Mussini ha sbagliato dalla parte Mussini, sbagliata, sì. se così possiamo dire, avrebbe dovuto lisciarla dall'altra parte. Vediamo adesso, la ritira. Ultima. La ritira. E infatti colpisce male, no, ne è ancora un'altra, la colpisce male, guardate che succede, il pallino si rialza, adesso addirittura ce n'è un'altra lì, potrebbero essere tre punti. Vediamo cosa riesce a fare Mussini. Adesso la deve Va giocare molto corso, bene perché sì. rischia grosso. Sta rischiando sì, veramente molto. Una partita che va punteggio pari sostanzialmente, ecco. Direi che... Giocata sì, una gran boccia perché bene, va oltre il pallino bene, e per un destro bene, sì. quella è leggermente contromano sì. ovviamente Bagnoli ha tutte le possibilità di colpirle anche allora, a terzo. Ultima boccia per Bagnoli, attenzione, sopramano, cerca la precisione. Aia. Brutto errore, però liscia ancora una volta dalla parte Aia, sbagliata sì. questo è un errore non da Bagnoli, capita comunque. 4-2 ora per Mussini. È riuscito a portare a casa un punto, devo dire, in un gioco che sembrava dove, lui sì. non molto favorevole qui. No, addirittura rischiava 3 o 4, sì. da perderne 3 sì. o 4 ne ha fatto uno, quindi. Un gran bel gioco quello che abbiamo visto per Mussini. Centro del campo, stavolta leggermente decentrato sulla sinistra non e si perde la prima boccia. Non sì. eccezionale, tutt'altro direi. Questo primo accosto per Mussini. Deve comunque riassorbire un po' l'errore di prima Bagnoli, non sono certo questi giocatori che hanno problemi di tenuta caratteriale, però un errore è infatti, non ha problemi, toglie subito molto bene. Fa però un bersaglio se non vediamo male, quindi può darsi che, e infatti tira il pallino, sicuramente cercherà Mussini. Lo prende molto bene. Pallino sul fondo, punto a terra per Mussini. Centro del campo, vediamo cosa fa
Abbiamo sentito, infatti, sta tirando la sua corta sopramano per portarne due giù. Ne prende un pizzico. Vediamo. Tocca anche il pallino. Adesso non vediamo più. Mi sembra il punto a terra, sì, per Mussini. Sì, è rimasto, sì, è rimasto, gli è passato punto davanti. Punto a terra per Mussini, non è stato fortunato in questa giocata a Bagnoli. No, del vero ne ha preso anche soltanto un pizzico, Alan, non è stata una gran bocciata. Adesso ci riprova con quella sotto la sponda. Colpisce più piena questa e infatti vanno tutte e due là. Beh. Uno, due? Due a due. Vediamo un po'. Tira la sua corta, cerca lo stesso. Avvicina anche la sua. Si porta via il pallino. È qua. Forse lo fa, perché infatti è rimasta più sotto la tavola, quindi è parallela al pallino. Ha fatto il punto. Punto a terra per Mussini. Ultima boccia a disposizione per Bagnoli. Giocate tutte sulle sponde, tra la precisione, un pizzico di fortuna, ma tutte giocate molto... Ora sì, lui punta proprio al tiro di precisione. Ma lui più che altro cercherà... Sì, è corta, è corta. Ma lui ha coperto più che altro, secondo me voleva coprire più che altro lo spazio a disposizione di... più che rischiare di mandarla a tavola. E ci è riuscito bene, perché sì, in effetti non ha più modo di passare. Allora, un punto di sicuro, a meno che sì, non sì, rovini tutto in uno, questa tira, giocata. Attenzione. Tira questa laterale per cercare per avvicinarla. Di... Sì, con molta... infatti. No, la prende male. La prende piena. Ed ecco qua il punto per Mussini, che a questo punto si porta sul 5-2. Ovviamente ha eseguito l'ultima bocciata molto lenta, molto piano, per cercare di portarla di precisione, però l'ha centrata. Sì. Doveva prenderla lateralmente per mandarla lì, vicino al pallino, invece. È una giocata non semplice da eseguire, bisogna sempre ricordarlo, perché sennò detto così, ovviamente non è un biliardo nel senso delle dimensioni, ci sono 27 metri di campo, quindi riuscire con tutte le difficoltà delle pendenze dei campi, ci ha provato comunque. Sempre centro del campo, ancora una volta pallino lungo. Non è irresistibile questa prima no, corsa. Fastidiosa, ma non impeccabile. 55, ecco, l'avete sentito adesso l'arbitro di partita. Digli la distanza. L'accosto ora di Bagnoli, che sta perdendo. Parziale di 5-2 per Mussini. Molto ben eseguito. Buono il suo accosto. Laterale, buona boccia. Ma tirerà sicuramente Mussini. Classici tre passi sul destro per lui e un errore. Errore per Mussini, a vuoto. Adesso potrebbe ritirarla, vediamo, infatti. Gioca comunque, si angola però, cambia completamente posizione. Colpisce il pallino, si muove, torna leggermente indietro e fa un punto largo. Attenzione, perché questa era già la terza boccia, eh? Punto largo, un tiro in teoria favorevole a Bagnoli. Tira sostanzialmente tutto sul destro, sia in accosto che in bocciata Mussini, e sostanzialmente tutto sul sinistro, sia in accosto che in bocciata Bagnoli, che adesso fa un buon punto laterale. Forse cercherà di giocare in accosto per rimpallarla, metterla sotto rimpallo. Vediamo cosa decide, sì, di fare. Vediamo la giocata di Maurizio Mussini. Sponda frontale coperta, quindi gioca per mettere in difficoltà il suo avversario. Però la spinge, lo vedete come la spinge? Infatti sì, è corta, si vede. Sì, cerca continua quasi a spingere, di spingerla, sì, ma corta. Adesso c'è questo spazio, si vede bene questa immagine, fra le due bocce bianche, grigie e nere, diciamo. Per Bagnoli, infatti ci prova da quell'angolo, dall'angolo opposto, da sinistra. Vediamo cosa riesce a fare Bagnoli. Questa sembra buona. Un punto a terra. Parecchio lo spazio a sua disposizione, eh? Sì, questa c'è. Secondo lo ha messo. Due punti ora, l'opportunità è portarsi sul 5 pari. Questa gliel'ho vista partire più laterale, Alan, è partita più sulla sua sinistra, rischia di rimanere troppo aperta. No. Sì, non credo, no, non direi non di l'ha no. Fatta, no. La prospettiva non è facile, no, ma, no, ma non, no, c'è, non, non c'è. Ce la fa. Riesce comunque a portare a casa due punti, il parziale ora è di 5-4. Veramente molto combattuta questa finale, fra due giocatori molto strategici.
Sì, è tirata e non poteva essere altrimenti. Lui sceglie una sponda, quella allora, di destra. Sì, vediamo l'impostazione, vediamo il primo accosto. Che darà l'impronta poi a questo gioco. Hai detto una considerazione, hai fatto molto giusta. La prima boccia è assai importante per impostare bene il gioco e poi svolgerlo, svilupparlo. E questa è buona, è giocata molto assolutamente, bene. Assolutamente, assolutamente. Subito di bocciata. Riparte il pallino. Tanto pizzico terra, di fortuna sì, per... Che non guasta mai, eh? Sì, per Mussini. E allora, punto a terra per Mussini con il pallino che è andato laggiù vicino alla tavola di fondo. Ora va ad accosto Bagnoli. Si è riportato alla grande in partita. Il parziale ora è di 5-4 per Mussini. Mussini che stava conducendo 5-2 ha rischiato il pareggio. Bagnoli però non era riuscito nella giocata precedente. Toglie il punto. A portare a casa 3 punti. Si è dovuto accontentare di 2 punti con il parziale comunque... Soltanto un punto di vantaggio. Prova a tirarla. Per Mussini. Sì. Il cerca il verso ma prende il pallino. Questo ora sì. Con il punto a terra sempre per Bagnoli. Avete visto che il pallino. Lascia stare così, ha lasciato stare così le bocce. Non si è preso il vantaggio. L'ha lasciato così come se, perché il pallino si è avvicinato. È tornato indietro. Allora cerca una bocciata molto lenta di precisione Mussini. A vuoto. Sbaglia. E infatti vedete l'aveva lasciato stare così. Sì. Sì. Adesso invece fa ricostruire ovviamente. Quella era l'ultima boccia. Deve rimettere dove era prima. Questa, scusate, ultima, è l'ultima boccia. Ultima boccia per Mussini. Che comunque ne ha due che non sono così distanti. No, siamo da tavola a tavola. Assolutamente. Oltre il pallino, ma non però so. Però questa... Ah, no, aspetta. È lunga anche questa. Lunga, sì. Si allora, mette nella stessa distanza. In questo momento è pareggio virtuale. 5 pari. Ha 2 bocce a disposizione. Bagnoli che ha l'opportunità... di portarsi sul 7-5. Sarebbe veramente un bel capovolgimento, non è facile però. Allora, questa bella è buona, questa. Molto, molto ben buona, giocata. Molto buona, sì. Allora, 2 punti in questo momento in vantaggio Bagnoli per 6-5. E ora l'opportunità di fare il settimo. Le due bocciate lente le abbiamo viste eseguire in due occasioni distinte sia da Bagnoli che da Mussini. Hanno vari nomi a seconda delle regioni in cui vengono eseguite. Per esempio nelle questa parti... però sembra questa cortissima. Corta, no? Questa non arriva. Non ha voluto rischiare. No. Non se l'è sentita, si accontenta dei 2 punti che gli permettono comunque di passare al comando. 6-5 ora per Bagnoli su Mussini. Quando siamo all'ottava giocata, ricordiamo, vince chi arriva per primo ai 12. Sotto la sponda di destra, Bagnoli. Non male, sembrerebbe beh, un po' corta, no, è corta. Sembrava migliore mentre camminava, sì. Invece è corta. Vediamo... La risposta di Mussini che stava cercherà di passare ovviamente ora. Fra boccia e tavola. Si trova sotto di un punto. Bene, ben giocata questa. Assolutamente sì, gran bella giocata la risposta di Mussini. Adesso c'è di nuovo il potenziale di impallo del pallino, infatti la tira di sopramano, vedete l'impugnatura. La bocciata di Bagnoli. Parte il pallino. Buona. Vediamo... Il punto e se ne va di nuovo. Sì. Punto a terra per Mussini. Già terza boccia, attenzione per. E ora avvicinerà la sua. Il giocatore dell'Avis, sì, tira la sua corta. La colpisce. Però l'altra rimane lì. Trova anche l'altra. No, una si stringe. Bella. Punto a terra per Bagnoli. Forse uno soltanto. La tira, Mussini dall'angolo, cerca il verso sulla destra della boccia. A vuoto. Lo liscia, sì, sbaglia. Ora a disposizione ancora 2 bocce Mussini. Questa è stata sprecata. Ora decide di andare da costa. Sì, non rischia, non vuole rischiare assolutamente nulla. Beh, anche perché... Lo spazio per il punto da costa lì c'è, però questa...
Gli è rimasta laterale, sì. Non va. Allora, un punto a terra per Bagnoli, ora ultima boccia a disposizione per Mussini, che decide nuovamente di andare al tiro di precisione, al tiro d'accosto, segue con apprensione la sua boccia. Prova ovviamente a forzarla un po' più sulla destra, la forza di prima era giusta, se riesce a tirarla con la stessa spinta. Questa è ottima. Beh, ottima. No, questa è ottima, trova il pallino. E ora... E ora deve colpire boccia, bene, sì, però il pallino per non Bagnoli. È messo male per Bagnoli. Che va di bocciata, va proprio a... Colpisce molto bene, pulito. Ne realizza un altro, bella bocciata. Un punto, sì, bella giocata per Bagnoli, la risposta. Ora sta conducendo 7-5. Partite che comunque non sembra voler prendere assolutamente una piega in un senso o nell'altro. Assolutamente, assolutamente, molto equilibrata. Qualche errore da parte di entrambi, ma gran belle giocate da parte di entrambi. Sponda di destra e ora una Bagnoli, volta. Vediamo come imposta il gioco. Ottimo anche questo. Assolutamente sì, ottima la prima giocata. Avete visto l'orario, la stanchezza sicuramente si fa sentire. Colpisce, riparte il pallino. Ed è punto a terra per Mussini. Tre micro sfoghetti favorevoli per lui. Eh sì, con il pallino laggiù proprio vicino all'angolo. E uno anche per sì. Bagnoli, bisogna dire. Se ora vogliamo fare il conteggio. Va d'accosto. Bagnoli. Qualche sbadiglio nel frattempo tra il pubblico. Non di certo perché la partita è noiosa, ma per l'orario. E infatti ecco che ci pensa subito, c'è un fan particolare di Bagnoli che comunque bel punto fatto dal bolognese. Colpisce avverso di nuovo, bella bocciata. Buona risposta, sì. Di Mussini, si fanno sentire anche i fan di Mussini. Che sicuramente ha lasciato un pezzo di cuore qui nella rinascita. E allora Bagnoli. Tira il pallino Alan, sicuramente sta tirando ecco il pallino sotto la sponda. Preferisce tirarlo anziché accostare. Lo prende avverso, grande giocata questa. Gran bella giocata, sì. E lo porta dall'altra parte. Dall'altra parte con però Mussini che ha a disposizione ben due bocce. E tira la boccia del punto. Allora, lui cercava sicuramente il verso sulla sinistra, l'ha centrata, l'ha tirata piano, è rimasta lì, sul punto sì. E l'ha fatto. E allora, ultima boccia, ora per Bagnoli. Che ritira di nuovo la boccia del punto, anche lui dovrebbe colpirla sulla sinistra per fare un capolavoro, ne metterebbe due in terra. Ovviamente ne stiamo parlando sempre come se fosse molto semplice, la tira molto piano di precisione... Non vediamo la bocciata, ma la sua va di là, quindi l'ha presa al contrario, è rimasta lì. Punto a terra per Mussini. Quindi il parziale ora è di 7-6, vediamo se riesce a fare il 7 pari. Con il punto a terra per Mussini che sta perdendo 7-5. Un punto a terra però per lui e ora l'opportunità. La segue molto da vicino, ma sembra corta. Sì, assolutamente. Sì, è corta. Accorcia, mantiene sempre il vantaggio Bagnoli, il parziale ora è di 7-6 per Andrea Bagnoli su Mussini che aveva a disposizione la boccia per andare sul pareggio. Centro del campo, ormai l'abbiamo visto con Bagnoli utilizzare sempre questa strategia, pallino lungo. Forza non era male, insomma, però resta laterale stavolta. La spinta era quella giusta, ma resta laterale. Errorino. Vediamo la risposta di Bagnoli. Quanto ne approfitta della prima, del primo accosto non irresistibile. No, questa mi non sembra è che giocata, assolutamente. Prende la pendenza sulla destra. Totalmente da dimenticare. Sentite anche sottolineato dagli odi del pubblico. Non si aspettavano questo tipo di assolutamente, di guardate dove è andata. E allora ci riprova. Due giocatori Alan che come dicevamo all'inizio si conoscono molto bene, hanno anche giocato in un paio di stagioni insieme.
Questa sembra Allora, meglio, la però. traiettoria è buona, la forza No, meno, no, no, non arriva. assolutamente, assolutamente. Secondo errore consecutivo per Bagnoli. Non si scompone il bolognese adesso Assolutamente. in forza all'Avis Montecatini, però è già la sua terza boccia in questo tiro. E siamo sul parziale di 7 a 6 per lui. Trova la sua, sicuramente fa il punto, ma è uno solo. Uno. Ha già sprecato tre bocce. Adesso deve colpire pulito Mussini e mantenere il doppio vantaggio di boccia, vediamo. Allora, alza la parabola, fa un po' di pulizia. Molto bella, eccola molto là. Bella. Allora, un punto a terra per Mussini. Ora, ultima boccia a disposizione per Bagnoli che andrà ad accosto e la deve mettere veramente bene per impensierire Mussini che di bocce ne ha ancora a disposizione due. Lo fa, lo fa. Lo fa, bel punto. Lo fa, sì. Ha tolto prima, l'avete visto, anche mettersi, se... mettersi proprio per colpirla di spaccio la precedente bocciata, alzando un po' la parabola, ora, l'ha guarda, fatta pulita, vediamo. Di bocciata se la uguale, butta gran bella via, bocciata. Eccola lì, sì. E allora... Ora l'opportunità di portare a casa due punti, che vorrebbe dire capovolgimento, perché il parziale vede Bagnoli in vantaggio di un punto, il 7 pari è lì a terra, ora sì, non si fa sta sfuggire giocando l'ottavo, eccolo lì, sì. L'ottavo, torna quindi a condurre Maurizio Mussini con il parziale ora di 8 a 7 per lui. Ha sprecato in questa giocata Bagnoli le prime due, i primi due accosti. Due errori e due punti all'avversario. Sì. Che non lascia, non lo sta. È stata un po' la caratteristica di Mussini per tutta la competizione. È stato molto cinico, molto freddo. Ha sempre approfittato degli errori dell'avversario. Allora, il parziale ora di 8 a 7. Ipoteticamente si potrebbe chiudere qui. Se riuscisse a portare a casa 4 punti. Anche questa è un po' larghina, eh? Resta un po' larga, vediamo se ci riuscirà non stavolta. Facile, non facile realizzare 4 punti contro un avversario come Bagnoli, quindi. Ma anche per come sta andando la partita, è complicato, il sì, livello è molto. Anche perché diciamo il primo accosto non è un granché. Esatto, questa invece, invece si riprende. L'accosto di Bagnoli è assolutamente migliore. La tirerà sicuramente Mussini, ovviamente cercherà di far guadagnare boccia su boccia il soprappalla al suo avversario. Manda, ne prende via, un pizzico. Col tanto che basta. Punto a terra per Mussini. Ora vedremo Bagnoli nuovamente all'accosto. È convinto di farlo con una certa facilità, altrimenti lui, che dispone di un ottimo sottomano, avrebbe potuto addirittura forzare un po' il gioco e tirarla subito. Beh, e infatti ha ragione lui, ottimo il suo ottimo, accosto. Veramente. Ottimo questo. Adesso accordo. C'è la possibilità per Mussini, spaccando in mezzo o addirittura colpendo sulla testa, di far muovere il pallino. Vediamo se lo farà oppure cercherà la boccia. Alza la parabola, quindi sì, cerca la boccia pulita. E allora, punto a terra per Mussini, molto efficace la sua bocciata. Sì, ha alzato la parabola, quindi sicuramente ha cercato la boccia e non aveva intenzione di muovere il pallino da lì, nonostante lo abbia portato leggermente più avanti Bagnoli con l'accosto precedente. Adesso lo rifà molto bene. Adesso però non credo che la tirerà. Ovviamente cercherà di giocare per impallare, sì, per cercare di... Non è facile perché l'avete vista, la boccia è molto vicina. Assolutamente, ma cercherà anche di... perché questa è la sua ultima boccia a disposizione. Di rimpallare quella dell'avversario, è tirata molto bene, già te lo dico. La traiettoria è buona, vediamo la forza. Grande accosto. Applauso meritato per questo accosto, precisissimo. Adesso Bagnoli è costretto a tirare il pallino, assolutamente, infatti, dall'angolo. Non è facile la giocata per Bagnoli ora. Angolo di destra, sopramano. Attenzione. Colpisce molto bene. Vediamo dove va. Forse è un pizzico sfortunato ancora una volta. Da questa inquadratura non vediamo il pallino, la vediamo da qua ma non capiamo assolutamente. Comunque avesse fatto 10 cm più sulla destra sarebbero stati due. Adesso Bagnoli sposta già quella, quindi al massimo quindi è uno. Se la giocano, 1-1. Invece attenzione. Addirittura muove anche l'altra, un punto per Mussini. Un punto per Mussini, sfortunato in questa occasione Bagnoli, peccato per lui perché aveva addirittura l'opportunità di portare a casa due punti, invece a portare a casa un punto è Maurizio Mussini, che ora
conduce 9-7, ricordiamo, si arriva ai 12. E su questo tiro abbiamo visto nell'occasione precedente, andando in questo senso del campo, prima sbagliare due bocce brutte per Bagnoli in assolutamente, accosto. Vediamo adesso cosa allora vediamo succede. Come imposta la prima giocata Mussini, il primo accosto, sembra la traiettoria molto buona, vediamo la forza. È un po' corta. Aia, si però sta sempre davanti, fastidiosa. Bagnoli che abbiamo visto qualche secondo fa scuotere leggermente la testa, che per lui già significa insomma aver, come dire, manifestato molto il suo dissenso, la sua, come dire, delusione rispetto alla giocata precedente. Intanto fa il punto laterale, sì, toglie il punto laterale. Dici? Credo di sì, sì. Sì. Punto a terra per Bagnoli, la risposta di Mussini. Che ovviamente ha anche la possibilità di trovare la sua in accosto, la gioca in quella direzione, vediamo. Gli passa però sulla sinistra. Però piazza il punto. Se si ferma, sì, fatto. Ora il punto a terra è per Mussini. L'arbitro dà una misurata rapida. Sì, ma tanto per controllare, per essere sicuri. È noto anche per lui adesso, è molto tempo che stanno arbitrando anche tutta la troupe, diciamo, arbitrale, capitanata dal direttore Paolo Castellari, arbitro internazionale di Perugia. Ottimo l'accosto, sottolineato dal famoso fan di Bagnoli. E allora il punto a terra per Bagnoli, vediamo la bocciata di Mussini. Bella bocciata, fa piazza pulita. Sono due punti a terra ora per Mussini, quando Bagnoli ha a disposizione due bocce, una boccia invece per Mussini, che però di punti a terra ne ha due. Allora, questa va molto a sinistra, attenzione. Rischia? Dici? Sì. Errore, aia. Questo è un errore che rischia di pesare molto, rischia di pesare moltissimo questo errore per Bagnoli, che ha a disposizione l'ultima boccia, due punti a terra per Mussini, il parziale di 9-7. Non l'abbiamo visto, si è visto semplicemente che chiedeva il permesso di andare a vedere il gioco da vicino Bagnoli, perché cercava di capire se c'era il rimpallo sul pallino. Non c'era, ha giocato in accosto e adesso sono ancora due. Due punti a terra per Mussini, che ha a disposizione ancora una boccia. Se piazza questo brutte è notizie. Vittoria, Alan, vittoria brutte notizie per Bagnoli. Sì, perché fino adesso ha approfittato della... Attenzione, perché questo potrebbe essere il punto della partita. C'è. Sì, c'è. È laterale, ma c'è. Pubblico se n'è accorto già. Sì, va a misurare. Franceschini misura sempre per niente. Tre punti per Maurizio Mussini, che va ad aggiudicarsi il 35esimo pallino d'oro. Gran bella finale, veramente combattuta fino all'ultimo. Peccato per Andrea Bagnoli, che ha commesso proprio negli ultimi due giochi un sempre paio in quel di senso del di campo troppo. Assolutamente sì, l'ha trovato il punto debole forse Maurizio Mussini di Bagnoli. Allora è andato ad aggiudicarsi 12-7 il 35esimo pallino d'oro Maurizio Mussini contro Andrea Bagnoli. Gran bella finale, guardate il palazzetto pieno, veramente una finale combattuta fino all'ultimo fra due giocatori che hanno veramente mostrato dei gran bei tiri. Allora Francesco, una conclusione veloce. Sì, vittoria meritata di Mussini, che raggiunge così proprio il suo amico avversario di oggi Andrea Bagnoli a tre vittorie per quanto riguarda il pallino d'oro. Ottima la prestazione di tutti e due i giocatori in finale, vittoria meritata, condita da quel pizzico di fortuna che serve in queste occasioni. Allora, grazie mille a Francesco Ferretti da Avangard, è tutto, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento ovviamente con i programmi di Rai Sport. Direttore di gara, le delegazioni, le cinque nazionalità che sono presenti verranno premiati domani sera. Infiniti schemi disegnano sul campo il movimento perfetto. Rapidità e controllo spalancano la strada per centrare l'anello e arrivare al successo.
Per riaprire la lotta allo scudetto, la Montepaschi Siena, regina delle ultime sei stagioni, deve fermare l'attuale pretendente al trono nazionale, la capolista Cimberio Varese. Campionato Serie A di basket, Siena-Varese. Domenica dalle 19.50 in diretta su Rai Sport 1. È stato protagonista della grande storia del ciclismo degli anni 60, capace di attacchi solitari, memorabili per potenza e lucidità. Rai Sport 2, attraverso immagini inedite e la presenza in studio di ospiti di eccezione, ripercorre tutta la carriera di Vittorio Adorni, il corridore perfetto in gara e nella vita. Lo speciale dedicato a Vittorio Adorni, condotto e curato